Una delle domande che mi viene rivolta più spesso, soprattutto in questo periodo in chat su Twitch, riguarda il mio gioco Pokémon preferito. E la mia risposta a questa domanda è sempre stata Pokémon Nero e Bianco, che stiamo portando in stream in questo momento. Tra l'altro, apro e chiudo parentesi, dovremmo essere in stream alle 14:30. Era chiamato lo spam. E ho sempre risposto Pokémon Bianco e Nero per una serie di ragioni che non mancherò di sostenere in questo video. Il fatto però è che l'insistenza delle domande, il fatto di ricevere spesso risposte differenti dalla mia, il rigiocare anche diverse generazioni grazie alle Pokémon Challenge che recentemente state vedendo sul canale, mi ha portato a riflettere sulla questione. Se infatti è vero che esistono dei parametri oggettivi per i quali è possibile dire se un gioco è migliore di un altro, è anche vero che ve ne sono di soggettivi. E credo che in una discussione su quale sia il gioco migliore questi ultimi debbano entrare in gioco quando l'oggettività ci porta ad una serie di giochi che sono ponibili sullo stesso livello. Detto più semplicemente, credo che ci sia un certo gruppo di giochi all'interno del quale scegliere il proprio preferito è una questione che è rimessa al soggetto e ai suoi interessi. E attenzione a non confonderci, il parere soggettivo è sempre valido per il soggetto che lo esprime. Nessuno può essere messo alla gogna per la propria opinione personale basata magari sulla nostalgia o sul fatto che preferiva lo stile di quei mostriciattoli se sostiene che per lui la prima generazione è la migliore. Nei fatti tanto la nostalgia quanto lo stile dei Pokémon è profondamente soggettivo e una persona che valuta quale sia il suo gioco preferito non può non considerare la propria soggettività. Si cadrebbe in un controsenso se così non fosse. Scegliere qual è il proprio gioco preferito senza considerare le proprie preferenze è decisamente contraddittorio. Il problema in questo caso sussiste nel momento in cui la soggettività pretende di erigersi ad oggettività, universalizzando quelle che sono delle preferenze interamente personali. Ma noi quest'oggi non prenderemo in esame questi casi. È evidente che la prima generazione, quando si tratti di decidere quale sia nella maniera più oggettiva possibile il gioco migliore, sia di fatto impresentabile. E certo, ha mille attenuanti, tra cui il fatto di essere stato il primo gioco Pokémon effettivo, ha sicuramente il pregio di aver creato tutto quello che poi è avvenuto. Ma ciò conta poco se devo valutare il prodotto in sé. Dovessimo metterci qui ad elencare i difetti di giocabilità banalmente della prima generazione, probabilmente questo video durerebbe molto di più. E sono tutti fattori che un valutatore che si propone come oggettivo e sincero non può non valutare. Per come la vedo io, e non è necessario che il mio parere sia oggettivo in senso stretto, ma è una deduzione che ho fatto cercando di essere il più possibile oggettivo, vi sono quattro giochi Pokémon che si candidano attivamente ad essere il miglior gioco Pokémon. Due dei quali all'interno di questo gruppo sono talmente vicini da un certo punto di vista che è quasi difficile scinderli. Parlo di Pokémon Platino, di Pokémon Heart Gold e Soul Silver, di Pokémon Nero e Bianco e del loro sequel Pokémon Nero 2 e Bianco 2. Non è un caso che tutti questi titoli facciano parte dell'era DS e soprattutto della fine dell'era DS. In quell'epoca Pokémon è stato in grado di sfruttare al pieno una console più potente del Game Boy, raggiungendo il proprio apice stilistico in 2D che ancora oggi il 3D non è in grado di non far rimpiangere. Insomma, la completezza che questi giochi sono in grado di fornire è superiore sia a ciò che li precede che a ciò che li succede, senza nulla togliere ovviamente a titoli estremamente godibili sia prima che dopo quest'era. Mi riferisco per il primo caso a Pokémon Smeraldo e per il secondo mi sentirei di citare Pokémon Ultrasole e Ultraluna, che per via di tante motivazioni che sarebbe interessante analizzare in un altro video, sono stati parecchio bistrattati dalla community, alle volte anche ingiustamente. Sto però divagando, noi dicevamo della completezza, ed è proprio questo termine che penso sia la chiave di volta del nostro discorso. Completezza, in realtà, è un termine che vuol dire tutto e vuol dire niente, perché in primis, completezza è una sensazione. Completezza significa che il gioco non ci dà l'idea di mancare di qualcosa di necessario, ma è qualcosa che proviamo noi, non è una questione tecnica. Da un punto di vista tecnico, tanto Pokémon Spada e Pokémon Scudo quanto Pokémon Platino sono completi, perché di fatto si reggono in piedi. Ma giocando il primo e giocando il secondo, sentiamo che nei confronti di Pokémon Platino, Spada e Scudo è molto incompleto. Sarebbe come paragonare, per intenderci, una casa popolare con una villa. Entrambe le case sono complete, non manca una colonna portante per cui l'edificio cade. Ma è chiaro che chi prima abitava in una villa e si trasferisce in una casa popolare, pagandola per
peraltro lo stesso prezzo, percepisca in quest'ultima un senso di incompletezza. E magari la casa popolare è anche una bella casa, ma percepiamo che al suo interno manca qualcosa che dovrebbe esserci. Ecco, tornando ai nostri videogiochi, completezza a mio avviso significa non percepire mancanze necessarie. Insomma, il gioco ci sembra a posto così, e se proprio si volesse modificare qualcosa si parlerebbe di alcune accortezze che non intaccano però la struttura generale del gioco. Detto questo però, è chiaro che ognuno dei titoli citati poco fa presenta dei campi nei quali eccelle più dei suoi compari. Quest'oggi allora vorrei parlarvi di questi quattro titoli, illustrando quelli che a mio avviso sono i loro maggiori punti di forza, che come già detto sono diversi gli uni dagli altri. Partiamo, in ordine cronologico, da Pokémon Platino, terzo titolo ambientato a Sinnoh che poggia sulle già solide basi di Pokémon Diamante e Pokémon Perla. Certo, anche questi ultimi sono degli ottimi titoli, ma Pokémon Platino aggiunge quei dettagli di trama e lore che lo rendono sicuramente superiore. Ed è proprio la lore, secondo me, il punto di forza di questo gioco. Sinnoh, ma soprattutto Pokémon Platino, ha avuto il coraggio di trattare delle tematiche che tentassero di spiegare l'intero mondo Pokémon, senza relegare questi aspetti alla sola esplorazione, ma trovando il giusto mix tra quest'ultima e la trama principale. Nessun gioco Pokémon ha mai raggiunto la profondità di questo titolo, nessuno ha raggiunto il suo grado di sublimità, nessun gioco ha esplicitamente parlato di Dio. E questo credo che sia un fattore che incide quando occorre determinare quale sia il gioco Pokémon migliore. Il dare una spiegazione a tutto ciò che si è visto e a ciò che si vedrà non può che essere apprezzabile. E chiunque giochi seriamente a Pokémon, e dunque chi non lo gioca tanto per giocarlo, non può che amare tutto ciò. Altro pregio poi di questi titoli, che è poi intimamente connesso alle questioni della lore a mio avviso, è il fattore esplorativo. Il gioco è pieno zeppo di zone secondarie da esplorare, di quest da affrontare con allenatori secondari. Il tutto agevolato dalla presenza delle MN che sono sfruttate benissimo all'interno di questi giochi, concedendoci di poter ripercorrere a ritroso Sinnoh più volte per esplorare nuove zone sbloccate. A onor del vero, questo pregio era già presente in seconda e in terza generazione, che pur peccando di quella lore che invece la quarta inserirà, hanno un ruolo in tutto ciò. Seconda e terza generazione sono state il preambolo di quello che abbiamo visto poi, e rappresentano la graduale maturazione del videogioco Pokémon, che con la prima generazione era partito molto in sordina per quanto riguarda questi due aspetti, ma che piano piano ha sempre recuperato, fino a giungere all'ultima epoca del Nintendo DS, che è quella che stiamo trattando adesso. Ma nonostante ciò, a mio avviso, è oggettivo che seconda e terza generazione si trovino uno step sotto, semplicemente in quanto giochi non ancora maturi, o comunque non con il grado di maturità che è apparso in Pokémon Platino. E a proposito di seconda generazione, a questo punto potrebbe far strano che uno dei titoli candidati, a mio avviso, ad essere il migliore sia Pokémon Heart Gold. Premetto che pur avendola recuperata molto tempo dopo la seconda generazione, io ho iniziato con Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, a differenza della prima sono davvero riuscito ad apprezzarla, perché credo che al contrario di Kanto i giochi ambientati a Johto siano davvero invecchiati bene. Ma Pokémon Heart Gold e Soul Silver, oltre a risolvere alcune problematicità riguardanti la difficoltà, aggiungono quell'approfondimento di lore e soprattutto svecchiano delle meccaniche che inificiavano la giocabilità dei titoli, che a mio avviso elevano il remake della seconda generazione ad un grado più alto. Ma non solo, credo che Pokémon Heart Gold e Soul Silver siano a livello grafico l'apice del brand, intendendo livello grafico nel suo significato più ampio possibile. Sarebbe forse corretto parlare più di atmosfera. I colori accesi, la pulizia della grafica in battaglia, le musiche che accompagnano perfettamente i luoghi sui quali passiamo, rendono questi giochi un piacere estetico che esula le questioni brutalmente tecniche. Il Pokémon accompagnatore, ancora oggi, è una delle features più richieste dalla community, e che il 3D nel DLC di Pokémon Spada e Pokémon Scudo non è riuscito minimamente ad eguagliare ancora. Anche e forse soprattutto grazie a questa features, credo che l'immersività di Pokémon Heart Gold sia superiore a tutti gli altri titoli. E penso anche che ciò sia innegabile, banalmente perché per la prima volta abbiamo contatto con i Pokémon. Come innegabili sono tra l'altro tutti i pregi che si porta dietro la seconda generazione, conditi ovviamente con aggiunte e svecchiamenti. L'esplorazione, che per la prima volta già a partire dalla seconda generazione, presenta dei luoghi che mutano a seconda di data e ora. Un'intera seconda regione da visitare, sviluppata meglio nei remake rispetto
rispetto a Pokémon Oro e Argento. E poi la quantità di cose da fare, che non si riduce a pochi leggendari, ma si espande a molti di essi. L'ottenimento di altre 8 medaglie, la sfida finale con Rosso, la maggiore attenzione alla lore, specie con gli eventi legati a Celebi e Arceus. Insomma, Heart Gold, anche rispetto a Pokémon Oro, si dimostra completo. Peraltro, un altro dei piccoli pregi di questi giochi, in realtà già presente in seconda generazione, ma sviluppato meglio in quarta, è la figura di Silver, che per molti anni all'interno del brand è restato probabilmente il personaggio meglio sviluppato di tutti. Questo finché non è giunta la quinta generazione, che si inserisce presentando un altro pregio mai visto prima all'interno del brand. Tra i pregi di Pokémon Platinum e Heart Gold non è presente la trama. Quest'ultima, nei giochi Pokémon in generale, si presenta tradizionalmente piatta. Anche in Pokémon Platinum, dove tutto si risolve con un grande picco di epicità finale che ripaga un'avventura in sé generalmente mediocre. Pokémon Nero e Bianco e successivamente Pokémon Nero 2 e Bianco 2 cambiano le carte in tavola. Ad Unima la trama cattura subito l'attenzione del giocatore, presentando un team malvagio che tratta dubbi non lontani da quelli che un giocatore di Pokémon potrebbe avere, con un rivale, N, che poco dopo l'avvio dell'avventura cita immediatamente il Pokémon leggendario e che di lì a poco si sarebbe rivelato il capo dell'organizzazione malvagia. Organizzazione malvagia che tanto malvagia non sembra però. Personaggi ben scritti, trama ben scritta e con plot twist efficaci, che riescono ad elevarsi rispetto alla tradizionale banalità dei giochi Pokémon, mantenendo il giocatore sempre allerta. Se vogliamo, la vera differenza tra la trama di Pokémon Nero e Bianco e quella di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, visto che alle volte queste sono accostate in maniera clamorosamente erronea, a mio avviso, è proprio questa. Pokémon Spada e Scudo partono in quarta ed è sicuramente un loro pregio, ma la trama torna a scemare inevitabilmente nella banalità. E il picco finale con Eternatus, per via della sua brevità e della sua non giocabilità, trattandosi di fatto di una cutscene, non soddisfa tutta la banalità che si è vista in precedenza. Pokémon Bianco e Nero, invece, dall'inizio alla fine, riescono sempre a mantenere l'attenzione su di sé. E attenzione, qui si parla di trama, non di lore. La lore di Unima, alla fine della fiera, diciamocelo, è interessante, ma nemmeno così tanto sviluppata. Vi è di fatto un'unica leggenda, della quale vediamo e sappiamo poco, e una serie di altri racconti secondari che viene difficile riunire tra di loro. Ma su quel poco che c'è è stata costruita una trama meravigliosa. Il gioco è maturo già nelle parole dei personaggi, nelle loro menti, nei loro piani. N si dimostra il risultato di un padre manipolatore e tirannico, che non esita ad insultare il proprio figlio di fronte ai nostri schermi. Per la prima volta assistiamo alla sconfitta e alla ridicolizzazione di un campione che non si è inferta da noi. Il gioco è cosparso di dialoghi dal taglio filosofico-morale e la nostra posizione di buoni viene messa a repentaglio da dei personaggi che hanno il carisma e la forza di stillare il dubbio. Il piano di Cyrus non potrà mai convincere perché è totalmente fuori da ogni logica morale e soprattutto perché il motivo per cui Cyrus lo avrebbe sviluppato ci è quasi ignoto. Ciò non accade col piano di N, che invece è in grado di convincere e va a toccare precisamente un tasto dolentissimo del mondo Pokémon, un tasto che ancora adesso viene colpito da chi vuole denigrare Pokémon. E certo, Unima a livello di esplorabilità forse qualcosa perde per via della sua forma a corridoio, ma la capacità della trama di intrattenere di fatto non fa percepire questo difetto. Anche perché, occorre dirlo, quei pochi luoghi esplorabili sono abbastanza pieni di contenuto. Come pieno di contenuto è il sequel di Pokémon Nero e Bianco, che fa tesoro di tutto ciò che Pokémon Bianco e Nero ha insegnato e propongono una trama molto più tradizionale, ormai priva di quei dubbi filosofici e morali che ormai hanno trovato una loro risoluzione, ma comunque pregna di contenuto, di trama, di cose da fare, con, ancora una volta, dei personaggi credibili e soprattutto di eventi che li rendano credibili. Penso banalmente al personaggio di Tony, che non ha di certo la più grande motivazione della storia, banalmente forse la motivazione di Mary a livello generale è più elevata, ma vogliamo parlare di quanto rispetto a Mary il personaggio di Tony sia più sviluppato, pur con le sue minori potenzialità? In Pokémon Nero 2 e Bianco 2 lo scontro diventa molto più tradizionale, ma appare come tale solo se scollegato dagli avvenimenti che lo hanno preceduto in Pokémon Nero e Bianco. Per questo ad
all'inizio video vi ho detto che questi due titoli sono difficili da scindere, perché soprattutto il secondo si dimostra grande alla luce del primo. Certo, in questo caso si parla di due giochi e non di uno. Chissà, se avessimo visto un Pokémon Platino 2 parleremmo di qualcosa di diverso. E questo ci permette di dedurre che forse la quinta generazione è la generazione meglio sviluppata di Pokémon. Ma noi quest'oggi parliamo di giochi e non di generazioni. E d'altronde è scontato che una generazione che abbia vissuto un proprio sequel sia più sviluppata di un'altra. La speranza è che un giorno i DLC che hanno fatto il loro esordio con Pokémon Spada e Pokémon Scudo sappiano fornirci quello che il terzo titolo tradizionale non è stato più in grado di fare. Il fatto però è che tutti i giochi di cui finora abbiamo parlato si distinguono per aspetti diversi. Pokémon Platino per la lore, Pokémon Heart Gold per l'immersività e la lunghezza della campagna principale, Pokémon Nero e Bianco per la forza della trama e lo sviluppo dei personaggi, e Pokémon Nero 2 e Bianco 2 per il contenuto che sa offrire anche in post game. Il bello però è che tutti questi giochi non peccano nei campi in cui gli altri eccellono, e allora la decisione su quale sia il migliore tra questi deve spettare al soggetto che valuta. Ho amato il taglio filosofico morale di Pokémon Nero e Bianco e mi viene difficile preferirgli Pokémon Bianco 2 e Nero 2, perché in questi ultimi titoli tutti i dubbi sono sciolti e il torto e la ragione sono già stati assegnati. È lo stesso N a riconoscerlo. Eppure non posso far altro che rendermi conto che questa mia affermazione è puramente legata ai miei interessi. Così come non posso non preferire in generale Pokémon Platino ad Heart Gold per via della lore del primo, e apprezzare fortemente in Heart Gold quei dettagli che il gioco eredita da Pokémon Platino, come l'evento di Arceus. Ma in fin dei conti, Platino è davvero migliore di Heart Gold? Oppure stiamo solo guardando le cose dalla nostra prospettiva? A inizio video vi ho detto che il parere soggettivo è sempre lecito, anche quando dice qualcosa contro l'oggettività, e che il problema semmai si pone quando la soggettività vuole sostituire l'oggettività. Ecco, tra il voler essere soggettivi allo stato puro e quindi rifiutare il dialogo con l'altro e voler essere oggettivi allo stato puro e dunque non decidere di fatto nulla, c'è una terza via. Perché quando il parere soggettivo, quando la nostra opinione poggia su delle basi oggettive in primis, allora può essere utile. Perché noi non potremo mai condividere la nostra nostalgia. E sapete perché? Perché la nostalgia non è un interesse, è un'esperienza. La nostalgia è un'esperienza e chi non l'ha vissuta non può comprenderla. Eppure, se invece tu mi spiegassi quali sono i pregi di Pokémon Heart Gold che te lo fanno preferire così fortemente e così intuitivamente a Pokémon Platino, beh allora lì io forse potrei apprezzarli. E allora potremmo ritrovarci a goderci un videogioco senza dover fare inutili paragoni. E questa credo che sia la base di ogni discussione, al di là del mondo Pokémon, e che dunque sia la base della democrazia. Perché democrazia non significa far prevalere la propria soggettività, significa far valere la propria soggettività. E sono due cose clamorosamente diverse. Non potrò mai discutere democraticamente con chi fa prevalere la propria soggettività su di me. Io e questa persona non potremo mai incontrarci, perché io sono io, lei è lei, e la nostalgia che quella persona potrebbe provare non sarà mai la mia. Così come mio non sarà mai il maggior apprezzamento che quella persona potrebbe avere per certe opere d'arte o certe poesie. Ma se in una discussione avessimo delle buone intenzioni, cercherei innanzitutto una base di affermazioni comuni e poi forse metteremo in campo le nostre soggettività. Ad esempio, entrambi considereremo Leopardi e D'Annunzio come grandi poeti, paragonabili per le loro capacità, e sulla base di questa oggettività discuteremmo sul perché io possa preferire Leopardi e D'Annunzio. In questo modo entrambi apprezzeremo meglio la poesia. Ecco, discutere o litigare al peggio su quale sia il gioco Pokémon migliore, se sia migliore Pokémon Nero e Bianco o Pokémon Platino, è come discutere, a mio avviso, sul fatto che Leopardi sia migliore di D'Annunzio. Si può fare, ma se prima non c'è una base oggettiva, non ha senso. Perché altrimenti ogni tentativo di ribattere verrebbe fermato dal famoso detto latino: De gustibus non est disputandum.
sui gusti non si discute. Eppure, dire che sui gusti non si discute significa due cose. Significa che io non devo mettere in discussione il tuo gusto, ma allo stesso tempo significa che tu non devi imporre il tuo gusto in una discussione. Perché se il tuo gusto non è discutibile e lo utilizzi all'interno di una discussione, allora non c'è discussione. E senza discussione non solo si finisce per litigare. Alla fine, senza discussione, ci si gode meno le cose. E meno si gode delle cose, più si resta poveri di spirito. E allora forse il segreto su cosa sia migliore risiede in noi. Ma più che in noi, potrebbe risiedere nei gruppi di persone. Ma tutto questo, chiaramente, richiede una certa dose di consapevolezza e di onestà. La domanda che molto spesso mi viene da farmi in questi casi è se noi siamo davvero democratici. Se ci teniamo davvero ad essere in pace con l'altro, oppure se davvero il nostro intento è quello di far prevalere la nostra soggettività. Ed è un dubbio importante perché a seconda della risposta che daremo dipenderà la nostra concezione dell'umanità, dipenderà il nostro sguardo che abbiamo su di essa e il fatto che essa possa essere considerata da noi buona o cattiva. Ma la risposta a questa domanda non posso darvela, e sapete perché? Perché non ce l'ho. Non solo perché le risposte in questo caso sono soggettive, ma anche perché, per quanto mi riguarda, non ho una risposta. E se concludo il video così, con questa parte che non ho assolutamente scritto nel copione, forse è proprio per questo. Come al solito, anche in video del genere, non sono stato in grado di non seguire la linea che il mio canale assume. Far riflettere le persone grazie al mondo Pokémon e permetterle di andare oltre il mondo Pokémon. Perché tutto può essere interpretato seriamente. Perché tutto nei fatti è prodotto dalla cultura e sono abbastanza convinto, filosoficamente parlando, che ogni manifestazione della cultura nasconda un generale atteggiamento che ci può aiutare a indagare sull'essere umano. E Pokémon è uno dei tanti mezzi per farlo. Bene signori, questo video è finito. Il finale lo avrà allungato più del previsto, quindi è più lavoro per me in editing. Molto bene, io spero che vi sia piaciuto in ogni caso, se così vi invito a lasciare un mi piace, un commento in particolare, a sto giro ci tengo molto, e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Per il resto vi raccomando di passare da Twitch, dove vi ho detto inizialmente che sto streamando, probabilmente in questo esatto momento, e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed.